Siamo qui a presentare lo Stupor Mundi ad un mondo che purtroppo non sa più stupirsi. Buonasera, professore. Buonasera, Federico. Tanti auguri. E grazie. Vengino, signori, vengino! I nostri allievi guidati dalle registe Rosaria De Cicco, Anna Maria Russo, coadiuvate da Barbara Buonaiuto. E con questo chiudiamo la settimana di buon compleanno Federico II, 800 anni di sapere. Una settimana che abbiamo aperto sempre con la giornata dello studente federiciano e chiudiamo con l'esperienza del laboratorio teatrale. Ho lavorato molto sullo stupore, personalmente io come coach ho lavorato sulle tecniche teatrali, le dinamiche di gruppo e quello che ci è piaciuto di più è stato proprio il percorso. Tutto questo ha avuto per fortuna una bella fusione. Ragazzi, ora! Federico II, ragazzi, Federico II noi, quindi secondo gli studenti, e racconta appunto di un gruppo di ragazzi che insieme decidono di mettere su uno spettacolo e decidono di raccontarlo attraverso le loro esperienze, ma anche notizie storiche, aneddoti e anche un po' di musica. Io sono Chiara, frequento il quarto anno di giurisprudenza e è stata per me veramente un'esperienza estremamente formativa, ma credo di poter parlare a nome di tutti i miei colleghi. Abbiamo tutti background veramente diversi, in realtà non si tratta solamente di studenti universitari ma anche di professori, e si è creato veramente questo clima di collaborazione che è qualcosa di molto raro ed è stato molto bello anche osservare questa commistione, questa confusione di ruoli e questa collaborazione, quindi tra tutti questi diversi ruoli che solitamente sono gerarchizzati in modo un po' diverso.